Da bambino giocavo a Minecraft per giorni interi senza mai fermarmi. Questo ricordo fisso in mente di me che gioco alla versione Pocket Edition di Minecraft sul cellulare. Ricordo che chiudevo Minecraft semplicemente per andare a giocare qualche partita a Clash Royale per poi tornarci su. Erano tempi molto spensierati in cui si era bambini e si giocava tantissimo. Sono tempi che ricordo con molto affetto, ecco. Credo che abbiate passato o state passando anche voi questo periodo in cui eravate molto piccoli e giocavate a Minecraft tantissime ore al giorno. Tuttavia, essendo piccolina e giocando Minecraft sul cellulare, mi ritrovo a scaricare versioni di Minecraft non proprio ufficiali, ecco, non rilasciate dalla Mojang. E quindi oggi sono qui a provare per la prima volta le altre versioni di Minecraft. Non so come definire questo video. In questo momento mi trovo sul Google Play Store, ossia lo store che hanno tutti i telefonini Android, e sono qui per andare a scaricare Planet Craft, che ricordo di aver giocato tantissimo da bambino, che assomigliava molto al gioco che mi interessava, ecco. Non so se il gioco sia multiplayer, non lo ricordo, adesso controlleremo un attimo. Ricorda delle texture che già esistono di Minecraft, quindi sì. E chi non ricordasse, un po' di tempo fa abbiamo provato questa versione di Minecraft. Devo dire che quei video sono andati anche bene. Eravamo riusciti anche a trovare delle robe in diamante, se non sbaglio. Infatti ho l'armatura completa in diamante. Eh sì, questo tizio dovrebbe essere Steve. Abbiamo anche delle robe in diamante, come per esempio spada, piccone, pala e ascia. Abbiamo anche l'arco e addirittura la zappa in diamante. Qui eravamo veramente dei pro player. Questo posto è multiplayer a quanto pare. Il mio nome è Anna e ti insegnerò a sopravvivere. Adesso ti darò una speciale pozione di protezione durante il tuo allenamento. Praticamente è un gioco solo multiplayer. Abbiamo bisogno di andare via dallo spawn per la prossima cosa. Che è un gioco multiplayer, quindi non posso neanche sapere come vengono trattati i dati. Soprattutto sti tizi sono un po' troppo allungati. Ovviamente non ci sono i tasti settati di BlueStacks, quindi li devo settare io, che bello. Ora dovrei aver settato i controlli, quindi adesso bene o male riesco a muovermi. Questa roba mi sembra tantissimo l'ametista nuova di Minecraft. Allora posso saltare. Qui abbiamo un Babbo Natale allungato. Ho capito adesso, praticamente questa tizia è Anna. Devo prima completare il tutorial, va bene. Comunque abbiamo una render distance di tutto rispetto. Sembra quasi Minecraft con ray tracing. Un po' di ansia vedere Anna che si teletrasporta ogni 5 secondi da te, però va bene. E devo prendere 3 pezzi di legno. Devo andare nell'inventario, craft... Oddio, è uguale a Fancy Craft. Credo di saper craftare una workbench. Oddio, si chiama ancora workbench qui e non più crafting table. La workbench è una roba vecchissima. Bene, devo piazzarla, credo. Ok, piazza. Mi si è aperto un annuncio qui sopra. Mi perdoni, come faccio a rimuovere l'annuncio qui sopra? Ah, ok, devo cliccare qui. Non posso rimuoverlo. Lo censurerò, credo. Devo craftare una spada. Qui nel modello della spada. Blocco YouTube. Blocco che ti apre le pubblicità, ma poi queste pubblicità diventano sempre più invadenti, prendono metà schermo, cioè immaginate su uno schermo del cellulare. L'alieno di Ben 10, vita elastica di Ben 10. C'era il suono dello zombie di Minecraft, ma poi perché c'hai i razzi ai piedi? Ah, era una specie di creeper inter... Possiamo finire questo tutorial, pieno di questi blocchi per aprire le pubblicità. Apri di nuovo la crafting table e crafta altro, va bene. Andiamo a craftare un'ascia in questo modo. Non mi fa muovere, vuole che vada sul suo shop. Sezione di visione notturna, 100 monete. Io non so voi, avrà una grafica decente, carina questo gioco, ma ne ho già abbastanza. C'è blocchi con le pubblicità, pubblicità gigantesche. Adesso mi dice di andare sullo shop. Non so se voglia utilizzare le monete del gioco, se voglia che effetti un pagamento o qualsiasi roba. Va bene, ho capito. Trova una mucca e prendi del cibo, va bene, utilizza la tua spada. Non so neanche perché stia continuando, ok? Qui c'è un ragno. Ti obbliga a fare quel che vuole lui, cioè devi trovare una mucca, va bene. Non so neanche perché stia continuando a giocare questo gioco. Dove la trovo una mucca in un mondo completamente griffato? C'è sta tizia che si continua a teletrasportare. C'è il Grinch. C'è una casa. Un tizio dentro. Oddio, sta provando a picchiarmi, però non ci riesce perché sono ancora nel tutorial. Usciamo da qui, va. Che questa qui sia una trapdoor. Però raga, ho troppi blocchi perché in questo gioco praticamente c'è un tizio che è morto. Credo di aver trovato una mucca. O è un maiale, non lo so. È un maiale. Vabbè, è uguale, dai.
Però che noia, un tutorial di 45 minuti in cui decide tutto lui, basta, no, Alt F4 non mi interessa. Le robe principali di Minecraft è che Minecraft stesso ti catapulta in questo mondo e devi essere un po' tu a ricordarti i crafting, a capire come sopravvivere. Il gioco, oltre a essere multiplayer e spawnare in un mondo già griffato da 1 milione di persone, è un tutorial lunghissimo, noiosissimo, in cui ti chiede di fare, non lo so, sei tipo un algoritmo, devi fare quel che dice lui. La roba alla lunga veramente stanca. Oltre essendo un gioco multiplayer io non so neanche come siano gestiti i server, quindi non volevo rimanere più di tot lì dentro. Questo gioco è single player, è stato tolto dal mercato tot anni fa, non so il perché, ma posso immaginarlo. O ancora oggi secondo me ha tanto da offrire, ecco. Fammi sapere che cosa ne pensate di questo video, se vi piacerebbe vedere altri Minecraft. E detto questo, nulla.